sto guardando il fine. Sì, comincio io. No, l'ha fatto io. Se manca il fine del pezzo, non funziona niente. Non può essere. Buongiorno signori, vi siete mai accorti di quanto i vestiti impattano sull'ambiente? Cosa sareste disposti a rinunciare pur di tenere nell'armadio il vestito che più vi piace? In che modo la qualità è necessaria in funzione della sostenibilità? Per aiutarvi a riflettere vi invitiamo a farci con noi nel mondo di Desire Fashion, che si ritrova ad affrontare tre problemi odierni. La visibilità. Ottenere notorietà al giorno d'oggi è molto difficile. Questo dovuto alla presenza di monopolisti nel settore del fashion e a una grande evoluzione del digitale. Questo è collegato appunto alla saturazione del mercato, dove i grandi player hanno il potere sui prezzi e i piccoli brand non hanno l'opportunità di poter produrre nelle quantità desiderate. Greenwashing. In quanto nel mercato vengono immessi prodotti che vengono dichiarati sostenibili ma senza prove valide, diffondendo notizie false e nascondendo il vero problema, ovvero produrre capi d'abbigliamento fashion nel rispetto dell'ambiente. Ma ora vediamo un po' come noi di Desire vogliamo riuscire a risolvere questi problemi. Sicuramente uno dei nostri punti pilastro e una delle prime cose che bisognerà fare e che si sta facendo è quella di essere più forti insieme, quindi unire questi piccoli brand, queste piccole realtà insieme e cercare di mantenerle coese e di guardare nella stessa direzione per poter riuscire ad affrontare al meglio i problemi che appunto questo mercato ci pone e in linea di affrontare queste situazioni insieme con una forza maggiore. Inoltre noi vorremmo comunque differenziarci e garantire il massimo della trasparenza ai nostri clienti finali. E come faremo questo? Riusciremo a farlo solo utilizzando il meglio delle tecnologie che oggi abbiamo. Come ben sappiamo abbiamo la tecnologia della blockchain che noi vorremmo sfruttare a nostro favore per poter rendere il più trasparente possibile tutta la filiera produttiva dei nostri capi d'abbigliamento. Questo è un processo che noi di Desire vorremmo gestire per poter appunto garantire la massima affidabilità alla clientela finale. Un'altra chicca sarà quella di disincentivare un po' gli utenti finali al fast fashion. Quindi come? Proponendo ad esempio un servizio di upcycling che grazie ai nostri esclusivi i nostri esclusivi artisti che andremo a cercare riusciremo appunto a dare ai prodotti unicità, riusciremo a dare ai prodotti qualcosa in più, una durata di vita maggiore, un servizio che appunto dia valore a questi abiti il più a lungo possibile. E nonostante ciò, in caso questo ciclo di vita dovesse finire, e probabilmente quello che succederà, noi vorremmo riuscire al massimo a garantire la riciclabilità della materia prima può dare anche ai prodotti una seconda vita nel second hand market. Perché pensiamo che adesso è il momento di agire su questo? Beh, perché come ben si sa la tecnologia blockchain oggi offre, grazie alla sua
la sua grande, come si può dire, connessione, la sua grande sicurezza, ma anche la sua grande, il suo grande divario di applicazioni, ecco, può implementare diverse attività, come ad esempio è già presente nel settore dell'automotive, come sempre a livello di tracciabilità parliamo, o anche arrivare fino agli NFT, o non si pensa solo a quello che è finanziario per la blockchain, vorremmo implementarla anche appunto nel mercato della moda, in cui questa tecnologia è già un po' presente, ma diciamo che non è ancora diciamo così forte la presenza di questa tecnologia, specialmente nei brand di fascia premium, che sono proprio i nostri. Ed è qua appunto che Deserve vuole fare la differenza. E nonostante tutti questi aspetti, bisogna anche dire che oggi, come ben si sa, le persone sono sempre più attente al mondo della sostenibilità, quindi le notizie ci sono, vengono accolte e il pubblico vuole cambiare, vuole contribuire, e c'è chi vuole farlo, e noi cerchiamo di dargli un mezzo per poterlo fare. L'idea iniziale del team di Deserve è stata quella di vendere i prodotti del proprio marketplace principalmente nel mercato dell'Italia e della Svizzera. Tuttavia, l'obiettivo principale fin da subito è sempre stato quello di espandere questo mercato e quindi di aumentare il volume delle vendite e di conseguenza anche il fatturato. Per questo motivo abbiamo deciso di analizzare tre differenti paesi sotto degli aspetti relativamente alla sostenibilità, e è stato scoperto che questi tre paesi sono principalmente nordici. Difatti abbiamo in ordine la Svezia, la Danimarca e la Norvegia. Successivamente abbiamo fatto un'analisi un po' più dettagliata, senza essere troppo influenzati da aspetti di sostenibilità, ma guardando anche le metriche chiave che un marketplace di moda dovrebbe avere all'interno del suo sito. Quindi ci siamo focalizzati sulla Svezia, che risulta essere la migliore, e appunto per espandere questo mercato. Ma perché abbiamo scelto la Svezia? Sicuramente perché le metriche sono state riscontrate essere le migliori, come per esempio il fatturato della moda in Svezia è all'incirca sui 10,4 miliardi di euro. Sullo stesso piano possiamo trovare le vendite online, che fatturano al paese circa 16 miliardi di euro. Successivamente abbiamo trovato che la spesa media delle famiglie nel fashion è di 7,1 milioni e ultimo dato, non tanto per rilevanza ma perché è un po' più relativo, il PIL pro capite, che ci ha permesso di capire lo stato di benessere che la popolazione gode in Svezia. Successivamente abbiamo fatto anche un'analisi dei competitor e abbiamo creato una matrice che ci ha permesso di posizionarli sul mercato appunto di Deserve. Come possiamo vedere da questo grafico, avremo sull'asse delle ordinate una metrica chiave del tipo di mercato che andremo ad affrontare, ovvero partendo dal fast fashion fino ad arrivare al luxury, passando anche dal premium, che è esattamente il target di riferimento di Deserve. Invece sulla serie delle ordinate abbiamo l'aspetto di sostenibilità, ovvero quanto è percepita la sostenibilità di un cliente ha all'interno di un marketplace. Come possiamo vedere da questo insieme di immagini, notiamo che ci sono molti competitor all'interno di questo mercato e quindi è molto cruciale e significativo utilizzare le giuste tecnologie e le giuste soluzioni al momento giusto per poter accaparrarsi il maggior numero di clientela. Per quanto riguarda la traction, abbiamo anche qui analizzato diversi paesi, quelli citati precedentemente dal mio compagno, l'Italia che è il primo, dove abbiamo verificato il totale delle donne presenti in Italia, successivamente le donne che vanno dai 25 ai 69 anni, e il 51% di queste donne rappresenta quello che è il ceto medio in Italia. Siamo andati poi successivamente a verificare questi dati per la Svizzera, quindi il totale delle donne è di 4,3 milioni, mentre le donne comprese fra i 25 e i 69 anni sono di circa 3 milioni, e 1,7 milioni, ovvero il 57% che appartengono al ceto sociale. Infine abbiamo analizzato la Svezia con 5,2 milioni di donne, che sono comprese tra i 25 e i 69 anni sono 3 milioni, e il 60% di queste, quindi 2 milioni, che appartengono al ceto medio. Questi dati ci servono per capire in che mercato siamo, quindi la quantità di mercato. Infatti, passando al Financial Plan, possiamo vedere che il mercato possibile totale
prende questo numero, lo moltiplica per la spesa media di acquisto, che sarà all'incirca, come abbiamo ipotizzato noi, di 300 franchi ad ordine, e lo moltiplica per il numero di ordini pro capite all'anno. Quindi otteniamo questo grafico, e mentre nel grigio otteniamo il fatturato possibile. Cos'è il fatturato possibile? È il mercato possibile totale con una percentuale di acquisto, che sarà la percentuale che poi dove i clienti acquisteranno per Desert, e la percentuale anche trattenuta, perché ovviamente se nel nostro sito ci sarà un ordine di 300 franchi, Desert non prenderà 300 franchi, ma prenderà una piccola percentuale dal brand che vende il vestito. Quindi ad esempio il 7,5% per il primo anno. Come possiamo vedere l'8% riguarda il fatturato possibile rispetto al mercato possibile, e possiamo vedere che dal 2022-2023 aumenta soltanto del 2%, mentre dal 2023 al 2024 aumenta del 6%. Questo perché entrerà nel mercato quella che è la Svezia, e successivamente andrà ad aumentare fino al 2026, arrivando quasi al 20%, praticamente al 20%. Qua abbiamo messo ulteriori indicatori per avere due numeri sotto mano, quindi il revenue, che sarebbe il fatturato possibile, senza i costi, ovviamente, quindi e sotto abbiamo appunto i costi, che sono i COGS e gli OPEX, abbiamo messo questi perché sono quelli più importanti e di maggiore spicco, e cumulative profit, che inizio anno del primo anno è negativo, successivamente sarà in positivo, e per poi aumentare appunto, come vediamo, dal 2023 al 2024 esponenzialmente, proprio per l'entrata in mercato della Svezia e anche dell'aumento della percentuale di tutte le altre realtà. Siamo andati poi successivamente a verificare quanto dov'è il punto dove noi guadagniamo zero, quindi il break-even point. Questo è il punto, quindi all'inizio 2023, e il valore esatto della CY è 17.987, quindi 17.987 unità vendute per una media di 300 franchi ad ordine. Sembra un numero molto elevato, ma questo non lo è, perché come abbiamo visto i numeri del mercato sono molto elevati, quindi questo tipo di dato è forse irrisorio per il mercato che abbiamo visto precedentemente, e successivamente prevediamo un'espansione molto ampia, come vediamo fino al 2027 arrivare molto oltre. Possiamo contare su un team competente in grado di gestire autonomamente la startup, facendo incontrare al cliente un'offerta sostenibile e collocare i brand nel mercato. Marcia De Simon è fondatrice e attuale proprietaria della startup e lavora come product manager. Aldo Grech ha già esperienze nel settore delle startup, in quanto ne possiede un'altra di energie rinnovabili. Dejan, invece, studente di data science e intelligenza artificiale, fornisce soluzioni tecnologiche all'avanguardia indispensabili per qualsiasi realtà industriale. I nostri advisor sono Dragana, che conosce bene il settore della finanza e si occupa della parte di pitch deck e con competenze di networking. Paolo Rossi invece conosce bene il territorio sul quale opera Diser, e non può mancare Venmo, che è la nostra mascotte che ci aiuta a superare i Per concludere, abbiamo deciso di inserire una timeline che ci permette di capire lo stato in cui è ora Desert e le possibili implementazioni future. Come possiamo vedere, è pianificato che entro la fine del 2022 sarà utilizzata al 100% la blockchain, appunto per rendere più tracciabili e trasparenti i dati. Successivamente approcceremo, per quanto riguarda l'upcycling del circular economy, per quanto riguarda appunto il mercato del second hand, e proveremo ad approdare definitivamente anche nel mercato svedese. Dopodiché nel 2023, grazie appunto all'aumento di capitale dovuto all'entrata nel mercato svedese, potremo anche effettuare degli studi approfonditi di ADCA per quanto riguarda i brand, in modo tale da classificarli e decidere quali potrebbero essere i migliori o i peggiori da inserire nel marketplace. E infine nel 2024 abbiamo ipotizzato che ci potrebbe essere nuovamente un'espansione del mercato. Abbiamo utilizzato i mercati analizzati precedentemente in quanto sostenibili della Danimarca e della Norvegia.
grazie mille. Partiamo dalla slide della soluzione. Appunto è un marketplace, come detto, però che vuole raggruppare questi piccoli brand di moda sostenibile. In questo momento si trovano in difficoltà in quanto dei grandi marketplace di punta spesso non vengono citati e non vengono presi in considerazione poi per i costi e non vengono valorizzati appunto. Per i loro costi, perché sono alti rispetto a quelli di grandi competitor. Quando ho fatto una slide, pensate che la gente non vi stia ascoltando e che vede quello che c'è, magari siete lontani e così via, o magari uno si è perso semplicemente e deve capire con la slide cosa sta succedendo e cosa fa la soluzione. Voi capite cosa fa la soluzione guardando questa slide? Quello che mi avete appena spiegato, è un marketplace? Effettivamente. Non si capisce, no? Okay. Questo è un consiglio generale. Cioè veramente la slide deve trasmettere, poi voi ci spiegate, date di priorità, eccetera, eccetera, però qua dico la soluzione, boh, forse capisco che qualcosa legato al fashion, scansioni, wearable technology, utilizza blockchain, però non capisco che marketplace è stato, ok? Quindi questo qui era un po' quello che mi era... Grazie, effettivamente. Ok. E poi andate sulla parte finanziaria. Le cose critiche non perché sono cattivo, perché certo, certo, devo imparare. Qua vabbè, più in termini di layout, forse più il professor Sacarca che l'avrà raccolta come cosa, i numeri sono un po' di fondi diversi e di dimensioni diverse, fa un po' strano. Però vabbè, no, forse uno, quello lì, la prima riga, sì, tutta la prima riga e tutto in grassetto. Un po' strano, però vabbè, cioè, lo capisco, almeno si vede. Il computer non si vedeva. Community net profit vuol dire che voi sommate tipo al net profit dell'anno successivo, quindi, okay. Quindi abbiamo messo il cumulative per far vedere in questo modo che già dal primo anno siamo sopra con i costi, okay. Se no il net profit si vedeva quanto prendevamo a vari anni, per questo è appunto dall'anno successivo fatto che ho ritrovato. Perché se io guardo lì, faccio tipo facciamo il 2025, faccio 1.900.000, meno 300.000, meno 425.000, è tipo 1.000.000. No, esatto, questa non è la comprendo, infatti l'ho detto che abbiamo messo alcuni costi che sono costi di OPEX e poi ovviamente ci sono altri costi e appunto nel cumulative non si può vedere facendo sempre questo, in questo modo. Infatti noi abbiamo qui. Questo era il totale, quindi abbiamo budget per il revenue, COX, trasporto, DTI, BIT, EBT, dove abbiamo tolto la tassa, e infatti nel profit possiamo vedere che è ad esempio secondo me 39.000 e sommato al meno 19.000 di quello precedente abbiamo 19.000 nel 2023. Ok, aspetta un secondo. E il net profit quindi lì è net profit, tipo il 2025 è 907.000 meno 363.000 uguale a 544.000. Sì, giusto. Ok, perfetto. Ok, va bene. Torna pure nella slide ancora lì dei listogrammi. Ok, io qua in ogni caso non la farei questa cosa che ti ho fatto. Va bene, me l'hai spiegata e perfetto, come l'hai spiegata. Non lo farei perché è un po' misleading. Nel senso, un po' scusi. È difficile comprenderla. Volevo tenere appunto dare questo, cioè che è difficile comprendere, quindi mi devi ascoltare. Infatti non ho messo il dato di ovvero ad esempio la spesa media, ma l'ho detto a voce appunto per questo motivo. Sì, però dico, anche se uno ascolta, in realtà uno nella slide financial vuole vedere un conto economico, non altra cosa. Quindi vuole vedere il net profit, vuole capire la marginalità che avete, e sono i dati del conto economico standard che la gente vuole vedere. Okay. Invece legato al financial plan,